Presidente Vendola, partiamo dalla richiesta di impeachment del Movimento 5 Stelle. Sella quantomeno la valuterà? No, credo che sia espressione veramente di un atteggiamento di assoluta irresponsabilità. Cercare di colpire le istituzioni di garanzia, il Presidente della Repubblica che incarna un ruolo fondamentale, un valore indispensabile, tanto più per un paese a rischio come l'Italia, incarnare chi difende i valori della Costituzione e rappresenta l'unità del Paese è un atto puramente propagandistico, non è solo un atto eversivo, è propagandistico e i grillini devono in ogni caso nascondere le loro strabilianti ambiguità, no? Costruiscono il teatro della violenza e della rissa nelle istituzioni e poi non fanno l'opposizione sulla legge elettorale. È un modo, diciamo così, di cercare di nascondere che si fanno i favori. Grillo e Berlusconi si scambiano i favori, si scambiano il lavoro, in qualche maniera ambiscono a non mutare la fisionomia di un sistema elettorale che viene proposto, il Caimanum, così lo chiamo io, come un peggioramento del Porcellum. Io credo che l'opposizione farlocca dei grillini che mira semplicemente urlando a ottenere effetti propagandistici sia un guaio, perché la legge elettorale invece va cambiata. Il lavoro del parlamentare è stare in Parlamento, lavorare per migliorare i provvedimenti e oggi il rischio è che si introducano delle soglie sia nell'attribuzione dei premi di maggioranza sia nello sbarramento che mutilano la democrazia italiana, che fanno un danno alla democrazia e ai cittadini.